Momenti come questi al Palazzetto di Trento d'ora in poi saranno ancora più intensi. Merito dei lavori appena conclusi, 2 milioni di euro investiti soprattutto nell'acustica. Roberto De Carli, responsabile grandi impianti ASIS. Il tifo deve essere comunque garantito e sostenuto dal punto di vista del sonoro. Nello stesso tempo il problema era l'intelligibilità del parlato, che in questo caso è sicuramente migliorata da delle casse direzionali e da dei fenomeni di assorbimento acustico che sono tutti pannelli che si possono vedere intorno al palazzetto. Migliorie che dopo 2 mesi di cantiere renderanno il Tea Quotidiano Arena più appetibile anche per eventi come concerti e convegni, con tanto di nuovi maxi schermi e seggiolini colorati nelle tribune. Rimane comunque lo sport il focus della struttura, casa di Trentino Volley e Aquila Basket. Il parquet del campo centrale è stato levigato e riverniciato, interrati i cavi elettrici che lo circondano. In più c'è un nuovo campo d'allenamento sotto la tribuna est. E a proposito di cantieri negli impianti sportivi, confermata la fine lavori al Briamasco con il nuovo sintetico. Domenica 22 settembre il Trento potrà giocare in casa contro il Caldiero Terme.